l'ultima gara che facevamo. E io l'ho rovinata. Mi dispiace, Martin. No, dispiacerebbe più a me se ti succedesse qualcosa. Eroe. Non chiamarmi così, Martin. Tu sei il tipo dell'eroe, non io. Oh, Nicodemus doveva scegliere te. Una volta tanto hai ragione. Sono più grande e più forte di te. Se Valle Spinosa voleva un figlio di Jonathan Brisby, per quale motivo ha scelto il più debole? Hai detto bene. Io sono un vero disastro. Dai, scusami, Timmy. Andrai alla grande. Davvero? Sbrighiamoci, altrimenti perderai il volo. Ehi! Aspetta un momento, ho una cosa per te. Tieni, un regalo da Dio. Caspita, sul serio? Mi segni? Wow, che tiro, fratello! Prendi bene la mira, concentrati sul bersaglio e poi molla! Coraggio, Timmy, puoi farcela. Mira un po' più in alto e... molla! Così ti rompi la testa, eroe. Beh, almeno ci hai provato. Però ricorda, gli altri provano, i Brisby riescono. Quando divento grande, voglio essere proprio come te, Martin. Già, ma non tutti la pensano allo stesso modo, a quanto pare. Ci riuscirò, proprio come te. Nella mia torre di controllo, mi sentite? Ah! Aiuto! Aiuto! Colpito! Colpito! Mayday! Mayday! Ah! Precipito! Ah! Pronto all'apparaggio! Che tuffo! Stai bene, Geremia? Sto bene, sì, sto benissimo. Trasporterò Timmy. Datemi un momento. Nessun problema. La zona contrassegnata è adibita esclusivamente all'imbarco e allo sbarco dei passeggeri. Dunque, mi raccomando, figliolo, dar retta ai tuoi insegnanti, Giustino e il signor Agenore. Va bene, mamma, d'accordo, ma... E che cosa devi fare se mai ti trovassi nei pasticci? Filarsela, cos'altro? Devo cercare il grande gufo come hai fatto tu, ma... Bravo il mio ragazzo. Mamma, ti prego, io non voglio partire. Timmy, sappiamo tutti cosa ha rappresentato tuo padre per i ratti di Valle Spinosa. Già. Lui li ha aiutati a scappare dal Nim. Papà era un vero eroe. Proprio così. E? Lo so, vorreste che fossi come lui, ma... Niente ma. Avanti, eroe. Fai il tuo dovere. Coraggio, Geremia. È ora di partire. Sono qui appunto per questo. Perciò, mettiamoci in cammino. Beh, più che camminare, dovremo... solcare i cieli, come si dice. No, tienila tu. Un giorno vedrai che imparerai ad usarla. Mi mancherai, Martin. Dimmi! Sei il fratello migliore del mondo. È sicuro di conoscere la strada, Geremia? Ma è semplicissimo, signora Brisby. Dalle Spinosa è... in direzione... ecco, dunque è... Sud, poi sud e ancora sud. Giusto. Sud, poi, come hai detto? Ah, sì, dove volano i corvi. Ciao, mamma. Ciao, Timmy. Fai il bravo. E non dimenticare di scrivere. Arrivederci, gente. Ciao, Martin. E ora una Spero piccola rincorsa. Presto. Tenti stretto le mie penne e si parte. Wow! Chiudi gli occhi, piccolo! Non ti preoccupare! Oh, ecco, ci siamo quasi! Oh, mio Dio! Proteggi il nostro figliolo, Jonathan! Beh, mio nipote è destinato a un grande futuro! È veramente un giovane fortunato! Già, fortunato! Io sono più grande e più forte, però... però è lui a partire! Non l'abbiamo deciso noi, Martin. L'ha predetto il grande Nicodemus, mio caro! Nicodemus! Solo perché l'ha stabilito un vecchio ratto sciunito! Non essere insolente! Nicodemus non era un vecchio ratto sciunito, giovanotto! Lui era il più... Non mi importa un fico secco! Oh. Anch'io ho un grande destino! E si compirà presto! Martin, ti prego, aspetta! Oh, quel ragazzo è sempre stato impertinente! Allora, piccolo, dimmi, come va? Piccolo? Oh, bene, grazie! Bene, tutto qui. Ecco, mi chiedo perché mai Valle Spinosa è tanto speciale. Oh, è facile, insomma. Valle Spinosa è speciale perché...
Perché? Non c'è un altro posto così! Davvero ci scommetto! È il passato! È il futuro! È perfetto! Su per giù! È assai civilizzata! Ogni era un po' di più! Dalla glaciale all'attopale! Un luogo verde ospitale! Ah ah! Vieni a goderti il meglio della vita! Oh, oh, oh! Guarda! Oh, oh! Geremia, ma è fantastica! Che cos'è? Guardate là! Ma è Timmy! Ciao, Timmy! Ciao, ciao! Salve a tutti laggiù! Benvenuto! Scendiamo, Geremia! Con calma, con calma! Forza, tirate su! Attento, Geremia, attento! Scusa! Ti puoi rilassare, far quel che ti pare. Mangiare formaggio non è un'impresa. Ovunque tu guardi, vedrai che sorpresa. Stai qui e dai tuoi occhi crederai. Mio! La vita godere potrai. Le cose che hai sognato, più pompose, più sfiziose avrai. Stai qui e te le godrai. A baseball puoi fare, alzare il campo, suonare la tuba finché non sei stanco. Senza fa niente, segui la corrente e senti va un bel grido lanciare. La vita più rocambolesca, divertente e racchesca. Vedrai, fare potrai. Se vuoi inventare oppure esplorare o compiere imprese tre volte in un mese, puntare alle stelle rischiando la pelle, potrai tentare finché non ce la fai. Stai qui e ci riuscirai. Poeta, oratore, uno scienziato, stai qui, non diventerai. Entra in questo genere di vita, è il migliore ed il più cosmopolita. Qui è tutto di più, puoi crederci tu, ma ovunque non è così. Qui tu avrai tutto il meglio della vita. Quel che conta davvero è che ti aiuta. Ciò che già si sa o si scoprirà, conoscere potrai tu. Perché io? Perché adesso? Che fare io non lo so. Il meglio che puoi. La risposta è in te se vuoi. Su! Di più puoi crederci tu e altro.